Allora, buongiorno, seduta di prosecuzione di venerdì 11 febbraio. Invito il segretario a chiamare l'appello. Prego. Ore 13:08, fa scapolara. Amore. Presente, autorizzo la registrazione. Presente, autorizzo la registrazione. Di Napoli. Assente. Forzinetti. Gallè. Governale. Presente, autorizzo la registrazione. Longo. Presente, autorizzo la registrazione. Alumbo. Presente, autorizzo la registrazione. Romano. Presente, autorizzo la registrazione. Scambri. Presente, autorizzo la registrazione. 7 presenti, 3 assenti. Allora, grazie. Verificata quindi la presenza del numero legale. Dichiaro aperta la seduta odierna di prosecuzione. Allora, ieri, se ricordo bene, avevamo sospeso i lavori vista l'esigenza di contattare l'ufficio Servizi Imprese, nella fattispecie il dottor Paolo Di Matteo, responsabile del procedimento. Del regolamento su cui esprimere parere, regolamento per contributi alle economie locali. E poi è mancato il numero legale. E allora io volevo aggiornarvi rispetto al fatto che ho contattato, sono riuscito poi a contattare non ieri, ma questa mattina il dottor Di Matteo. Rispetto a questo, c'è il Consiglio di Napoli. Sì, Presidente, buongiorno, autorizzo la registrazione, Buongiorno. scusate. Buongiorno. Quindi stavo dicendo che non sono riuscito a contattarlo ieri mattina, bensì questa mattina. Dottor Di Matteo ha confermato quanto noi avevamo inizialmente ipotizzato, ossia che. E il regolamento, lo schema di regolamento che ci è stato nuovamente inviato è praticamente coincidente con lo schema di regolamento su cui abbiamo già dato il nostro parere. Le uniche integrazioni alla documentazione riguardano questo parere di regolarità contabile non dovuto da parte del ragioniere generale e una nota del segretario generale alle donne che vi ho letto ieri e che faceva riferimento a un richiamo normativo che evidentemente non era stato, diciamo, menzionato e pertanto si è tenuto conto ovviamente di questa puntualizzazione del segretario generale e ragione per la quale è stato inviato nuovamente questa proposta di delibera per l'espressione del parere. Ora, se ricordo bene, noi avevamo prelevato il punto, se ricordo bene. Quindi, se siamo d'accordo, noi potremmo procedere in tal senso, visto che già ieri abbiamo prelevato il punto, l'altro ieri avevamo pure accennato a questo argomento. No, avevamo iniziato a trattarlo mercoledì, poi ieri avevamo sospeso. Se siamo d'accordo, noi potremmo continuare la trattazione del punto e poi passare a delle comunicazioni, visto anche che visto e considerato che questa mattina vi è stato un incontro presso la sede della seconda commissione consiliare, nella fattispecie presso i locali del piano terra del polo tecnico, dove dico abbiamo perché ero presente io ed era presente anche il consigliere Palumbo. A una seduta di commissione per discutere degli allagamenti in Piazza della Pace. Quindi, se siamo d'accordo, noi possiamo aggiornarvi immediatamente dopo rispetto a questa riunione di questa mattina. E allora, quindi, se
se ricordo bene, avevamo prelevato il punto che è il punto numero 36. Penso che il segretario, ovviamente, se dovessi sbagliarmi, mi correggerebbe. Avevamo parlato del punto numero 36, quindi avevamo sospeso la trattazione, la seduta, è mancato il numero legale, quindi riprendiamo dal punto numero 36, proposta di delibera per il regolamento e erogazione dei contributi a favore delle economie locali. Quindi, ribadendo quanto ho appena enunciato, si tratta della riproposizione del medesimo regolamento, ora lo vado a prendere, la necessità di ripresentare si dà al fatto che è stato necessario inserire il parere della Ragione Generale per aree comunque non dovuto, nonché tenere conto di questa nota di questo richiamo da parte del dottore Le Donne, che è un richiamo normativo. Ok, noi abbiamo già espresso parere su questa proposta di delibera che scaturiva dalla necessità di dotare il Comune di Palermo di un regolamento per poter anche accedere a determinati bandi. Si faceva riferimento a un bando recente per il quale si necessitava la dotazione di questo strumento regolamentare del Comune di Palermo. Va bene. Buongiorno. Buongiorno. Autorizzo la registrazione. Ok, il consigliere Gallè si collega alle ore 13 e 15, perfetto. Quindi rileggo la nota del dottore Le Donne, con riferimento alla posta di libertà indicata in oggetto, si invia l'ufficio proponente a voler ulteriormente esplicitare i presupposti normativi al provvedimento dell'allegato normativa regolamentare con precipuo riguardo alla vigente legislazione regionale. Articolo 15 della legge regionale 7/2019. Si è desiderato di comunicare gli estremi della richiesta alle circoscrizioni comunali di decentramento, di esprimere il parere di competenza, obbligato di competenza per gli effetti dell'articolo 19 del vigente regolamento per il decentramento. Quindi si è appunto tenuto conto di questa nota del segretario generale che appunto richiedeva che nuovamente le circoscrizioni esprimessero il parere. Quindi il regolamento è la prosecuzione è tale e quale. Il parere della ragioneria contabile è non dovuto. Quindi per me, visto quanto ci siamo detto in passato, vista anche l'incontro col dottore Di Matteo e visto che comunque in ogni caso le osservazioni erano già state fatte, per me diciamo non ci sono da parte mia interventi diciamo ulteriori nel merito che già l'abbiamo abbondantemente esplicitati e trattati. Chiedo ai consiglieri se ci sono degli interventi sul parere, su questa richiesta di parere. Allora, se non vi sono richieste di intervento da parte dei consiglieri, a questo punto, trattandosi, come detto, dello stesso regolamento del mese di gennaio, possiamo passare alla fase della votazione per appello nominale, però nominale dei scrutatori. Quindi propongo come scrutatori consigliere Amore, consigliere Governale e il consigliere Romano. Ci sono osservazioni o obiezioni rispetto a questa proposta? Allora, non vi sono interventi. E allora il segretario, quando è pronto, può chiamare l'appello per la votazione. Trascapolare. Favorevole. Ma che stai scherzando? Amore. Mi ha astenuto. Di Napoli. Contrario. Forzinetti assente. Gallè. Astenuta.
Governale. Favorevole. Longo. Favorevole. Palumbo. Astenuto. Romano. Astenuto. Scangri. Contrario. Allora, due contrari, tre favorevoli, quattro astenuti. Va bene, allora il parere è negativo o contrario che dir si voglia a maggioranza dei presenti. E allora, quindi ritorniamo al punto delle comunicazioni, al punto numero uno. E allora, il punto numero uno, mi sentite? Sì, sì. Ok, no, perché vedo che la connessione è andata via. Va bene, sì, allora, ok, quindi dicevamo, questa mattina alle ore 10 si è tenuta la commissione seconda. Erano presenti il consigliere Russo, che è il presidente, il consigliere... consigliere Ferraro, il consigliere Tantillo e il consigliere Gentile. Dell'ottava circoscrizione invitata erano presenti il presidente, io e il consigliere Palumbo. Degli uffici erano presenti solamente l'ingegnere Di Gangi e l'ingegnere, se ricordo bene, Asaro. Non c'erano altri soggetti presenti tra quelli invitati. Quindi erano stati invitati, credo, sicuramente l'assessore Prestigiacomo. Ora non so bene chi sia stato invitato, se c'era anche invitata altri soggetti tra cui l'AMAP. Comunque, per fare il punto della situazione, allora, sostanzialmente in questa circostanza l'ingegnere Di Gangi ha più volte citato l'incontro che c'è stato in ottava circoscrizione, sempre sul tema degli allagamenti, facendo appunto riferimento a quanto ci siamo detti in quella circostanza, cioè la collocazione di questi, la creazione di questi pozzetti e di pompe per il drenaggio di questa di queste acque provenienti da questa falda acquifera. Le novità che sono emerse durante questo incontro riguardano, uno, il fatto che questo intervento, che i cui costi verrebbero compresi, diciamo, in questo appalto dei lavori del disinquinamento della fascia costiera, il cui RUP è l'ingegnere Asaro, questi costi non sarebbero di sole 10.000 euro, ma sarebbero 5 volte tanto, cioè circa 50.000 euro, perché evidentemente vi era stata una cifra data forse senza avere un appiglio. E quindi, diciamo, le ultime novità riguardano il fatto che questa somma non sarebbe più quella di 10.000 euro prevista, ma di 50.000 euro. Però cercheranno delle offerte più vantaggiose per il comune. Quindi, ovviamente, i tempi non sono più quelli di febbraio, ma sarebbero un po' più dilatati, non si sa bene di quanto, perché bisognerà cercare appunto di acquisire più preventivi possibili per limitare questo costo. Un altro aspetto, quindi non è una notizia, diciamo, favorevole, positiva, perché ovviamente i tempi sono un po' più lunghi, i costi sono maggiori e quindi, diciamo, si era detto entro febbraio, ma ovviamente slitterà questo limite di tempo. Un altro elemento che è emerso durante la discussione, fatto emergere al Presidente della Commissione, confermato anche da me, riguarda il fatto che da qualche giorno
in Piazza della Pace vi è una situazione di diciamo miglioramento, nel senso che non si registrano più non si registra più questo sversamento di acque sul suolo pubblico. E la, il punto, la domanda riguardava a cosa sia dovuto questo, questo mancato sversamento di acque in Piazza della Pace. A questa domanda l'ingegnere Di Gangi e l'ingegnere Asaro non hanno risposto, perché non hanno, hanno ripetuto che non è stato fatto alcun intervento. Quindi verosimilmente, no, verosimilmente sì, ci sarà stato sicuramente qualche cosa, qualche intervento. Si è parlato di AMAP, ma comunque l'AMAP oggi non era, non era presente. Un intervento che comunque per adesso ha turato questa falla, o quantomeno ha fatto sì che questi, che queste acque non fossero più, non siano più riversate sul suolo pubblico. Infatti, da qualche giorno a questa parte la piazza è asciutta. Si è anche detto che forse questo è dovuto all'assenza di piogge, ma a Palermo non piove come a Londra. Quindi diciamo, è vero che da qualche settimana le piogge si sono interrotte, ma noi sappiamo bene che queste acque venivano sversate al netto delle piogge, venivano sversate perché appunto c'era questa pompa che poi era collegata allo scantinato e poi riversava le acque su Piazza della Pace. Quindi diciamo, ci può esserci un collegamento con l'impianto, ma diciamo ci sarà stato qualche intervento, sicuramente qualche intervento che non è dato ancora sapere. Quindi si è rimasti con l'impegno di, da parte del Presidente della Commissione, di convocare un'altra riunione sempre in presenza, questa volta cercando di avere la conferma della partecipazione da parte anche di AMAP, ma anche si parlava di ingegnere Ciralli, che è colui che ha coordinato, seguito i lavori per l'anello ferroviario, si parlava forse anche di RFI, insomma di allargare, diciamo, il tavolo a più, a più soggetti. Detto questo, quindi non appena avrò un'altra convocazione ve la girerò. Comunque noi in ogni caso, preso atto di queste novità, che comunque non sono state diciamo confermate dall'AMAP perché non c'era, comunque mi prenderò la briga comunque di provare anche a fare una seduta in videoconferenza, cercando di capire da parte nostra quali interventi siano stati fatti e se questo miglioramento è solamente un miglioramento limitato nel tempo oppure è un miglioramento, diciamo, duraturo nel tempo. Quindi, in ogni caso, al di là della, diciamo, del modus operandi della Commissione che ci ha coinvolto anche su mia richiesta, e ringrazio anche in questa circostanza il Presidente della Commissione Russo per averci coinvolto. Ovviamente, siccome noi siamo vincolati al fatto che facciamo le sedute in videoconferenza, che le dobbiamo fare in presenza, casomai sono nell'aula all'uopo destinata, quindi magari alcuni consiglieri sono impossibilitati, ecco, a partecipare a queste riunioni per ragioni personali, lavorative, istituzionali e quant'altro. Quindi, ad ogni modo, al di là della prossima riunione, cercherò di comunque di farne una io per provare a capire
per provare a capire anche con AMAP quali interventi o con la Prestigiacomo, semmai si presenti in circoscrizione in videoconferenza, a cosa siano dovuti. Allora, consigliere Schemi, volevo intervenire sul punto, immagino, prego, consigliere Schemi. Sì, Presidente, a riguardo volevo comunicare che l'intervento, questo parziale, io ho assistito al tipo di intervento che è stato fatto, perché all'inizio settimana, passando da via Archimede, c'erano i mezzi dell'AMAP che stavano eseguendo l'ennesimo espurgo e sul posto si trovava il geometra Mazzamuto, che si occupa degli espurghi, che stava intervenendo con il macchinario, quello di ultima generazione, l'autoespurgo, questo con rifugio, che è un macchinario importante. Cosa ha fatto? Hanno praticamente convogliato il tubo che sversava l'acqua dall'esterno verso la caditoia, lo hanno sistemato e lo hanno convogliato all'interno della caditoia stessa, che, essendo stata spurgata con il macchinario, questo molto più potente rispetto a quelli, che di solito fanno gli spurghi, di fatto in questo momento non fa defluire le acque che vengono tirate con la pompa dagli scantinati verso l'esterno. Quindi abbiamo la caditoia libera e il tubo che è stato parzialmente internato. Ecco perché non si hanno sversamenti sul manto stradale. Ma tengo a precisare, come mi faceva notare il geometra Mazzamuto, che questo intervento è un intervento che l'AMAP ha fatto così per cercare di sistemare alla meno peggio la situazione, ma non è un intervento risolutorio e non è un intervento che può fare dormire i residenti di Piazza della Pace o di Archimede, gli può fare dormire nottate tranquille. Perché? Perché lì i problemi rimangono, permangono e più che altro vanno risolti, cosa che di fatto ancora non sono stati fatti, non è stato fatto. Quindi questo è l'intervento a cui ho assistito io personalmente, fatto su Piazza della Pace. Ecco perché ad oggi non ci sono sversamenti di acqua sul manto stradale. Per il resto, Presidente, visto che siamo nel punto comunicazioni, volevo comunicare che ancora, dopo che è stata modificata l'ordinanza su via dello Speziale, piazza via Principe di Paternò, ancora non è stata apposta la cartellonistica. Quindi non so se sia il caso di fare un ulteriore sollecito ad AMAT per predisporre la dovuta segnaletica di inibizione al transito dei mezzi superiori ai 2 metri, perché lì i problemi permangono e sono abbastanza seri, visto che i residenti lamentano il fatto che ancora mezzi pesanti continuano a transitare in quel tratto di strada. Grazie, Presidente. Allora, guardi, intanto io ho visto qua gli inviti della commissione e c'era tra gli invitati l'assessore Prestigiacomo, ma sì, la segreteria della presidenza dell'AMAP, vabbè, e poi vabbè, consigliere, la circoscrizione e poi è. Dopodiché io, come dire, ho incontrato questa mattina il geometra Mazzamuto. L'ho incontrato casualmente, io ero diretto in circoscrizione, lui era in macchina e ho chiesto lumi al semaforo rispetto a Piazza della Pace, se c'è stato un intervento recentemente da parte dell'AMAP. Lui mi ha detto che su Piazza della Pace non se n'è occupato, quindi diciamo, Presidente, misteri. lunedì mattina è stato fatto questa cosa. Io ero presente, Ho c'ero capito, io e io l'ho c'era visto lui. A stamattina, meno io che l'ho non visto sia stamattina il geometra Mazzamuto, un che è quello socio con la della barba, commissione. era quello con la barba sale e pepe, baffi, No. Allora lei ha il geometra Saguto, differente da Saguto, ah, Mazzamuto. Mazzamuto insieme a Saguto, Pagella si occupano degli ok, va spunti. bene, allora mi rettifico, ho incontrato un altro giovane dell'AMA e mi ha detto che va bene, okay, meglio così, mi sono confuso con questi nomi, Mazzamuto, Saguto, vabbè. Chiedo venia anche ai diretti interessati. Quindi, comunque, meglio così. Dopodiché, appunto, questo intervento non si sa quanto durerà. Quindi, evidentemente, bisogna cercare di Poco, sbloccare. Presidente.
non si poco sente. Durerà, perché la caditoia, non essendoci vabbè, il sistema fognario operativo, appena la caditoia si ostruisce di nuovo, l'acqua verrà nuovamente fuoriuscirà sulla strada, perché per ora la caditoia tiene, perché l'auto espurgo con risucchio è una macchina potentissima e ha liberato un po' di materiale, ma è questione di giorni, come sempre è successo negli ultimi 5 anni. Va bene, questo l'abbiamo chiaro, è chiaro, questo l'abbiamo chiaro, quindi bisogna sollecitare questo sblocco dei lavori, e questo comunque è importante che l'AMAP partecipi alla prossima riunione per confermare che comunque questo intervento è un intervento tampone e serve comunque creare questi pozzetti e mettere le pompe, che sicuramente non risolverebbero il problema alla radice, ma aiuterebbero ad evitare gli sversamenti di questi anni. Allora, poi vi volevo dire, se non ci sono altri interventi, io continuo dicendovi che martedì c'è un altro invito da parte della commissione, sempre più dal consigliere Russo, e ve l'ho girato questo invito. Questo invito riguarda la, vi è scritto, la rotatoria, sì, invito, allora, futura rotonda uditore e vie afferenti. Perché c'è stato il coinvolgimento anche dell'ottava circoscrizione oltre alla quinta? Perché queste vie afferenti o adiacenti sono anche ricadenti in ottava circoscrizione. Questo mi è stato detto e ribadito. Io non ho motivo, anche perché non conosco questo piano di riorganizzazione del traffico veicolare elaborato dal servizio mobilità urbana, non ho motivo di dubitare. Pertanto si conferma l'invito, e non è un errore, ma è un invito rivolto all'ottava, a partecipare in presenza sempre martedì 15 febbraio alle ore 10 presso il luogo del piano terra del polo tecnico. Saranno presenti appunto alcuni, vedo alla quinta circoscrizione, all'ottava circoscrizione, vedo anche soggetti della polizia municipale, e poi vedo Scalia e Giaconia, e non so chi siano, S. Giaconia, non so se sia un vigile o un funzionario dell'ufficio mobilità urbana. Comunque vedremo, intanto cercherò di capire se c'è un'ordinanza e di casomai, se la trovo, ve la giro. Va bene, poi proseguo con le comunicazioni, se non ci sono altre comunicazioni, consiglie. Volevo comunicare che ieri l'intervento in Viale Piemonte è andato piuttosto bene, nel senso che era presente una squadra della RAP che ha fatto un lavoro preliminare di spazzamento, anche con delle pale, che aiutano anche a, insomma, raschiare ed eliminare residui di terra, residui di erbacce, fogliame e quant'altro. E poi è intervenuta sempre a tarda sera la spazzatrice. E quindi l'intervento di ieri è andato piuttosto bene. Comunque sapevamo che era anche semplice, perché su una corsia non ci posteggiano le macchine, sia perché c'è la pista ciclabile, sia perché accanto alla pista ciclabile c'è il divieto di sosta, perché siamo vicino al semaforo e quindi la carreggiata si restringe, quindi per evitare incolonnamenti. Quindi il numero anche delle macchine posteggiate abitualmente in questa strada è di solito abbastanza ridotto. Quello che volevo dirvi è che invece oggi è previsto l'intervento conclusivo della settimana per via Giuseppe Sciuti. Da quanto ho avuto modo di appurare, rispetto a ieri sono stati affissi gli avvisi da parte della RAP. Gli avvisi sarebbero dei fogli A4 che vengono messi sui pali, vengono messi sulle portinerie, ma
tuttora risulta mancante la segnaletica mobile, che si aggiunge, ricordo sempre, alla segnaletica fissa. Segnaletica mobile, però, si è resa necessario collocarla perché si tratta di un di un provvedimento che ha sortito effetti positivi ed è tende a essere più diciamo esplicito rispetto a quelli fissi, perché quelli fissi fanno riferimento a interventi che avvengono settimanalmente, ma che poi non si registrano, non si concretizzano settimanalmente. Quindi, siccome si sta lavorando in via sperimentale, si sta lavorando con un programma settimanale che cambia di settimana in settimana, è necessario fare una comunicazione approfondita e cercare anche di mettere la segnaletica mobile verticale. Via Asciutti non è stata messa, in via Albanese nemmeno, è la seconda volta che succede in questa settimana. Nella precedente credo che non si fossero verificati, diciamo, problemi del genere. Sì, qualche piccolo ritardo ci può stare, ma diciamo la segnaletica poi c'era il giorno dell'intervento. E infatti ho inviato un'email nella quale ho intanto confermato che la segnaletica nemmeno oggi è stata collocata e ho richiesto di convocare nuovamente la cosiddetta call conference per ovviamente fare il punto della situazione e anche per concordare le nuove state. Quindi attendo riscontri dal presidente della RAP per sapere se questa richiesta viene accolta o meno, anche perché io non ho ancora chiaro chi mette la segnaletica mobile, se ho compito della RAP o se fare, diciamo, come dire, seguire la parte proprio della collocazione alla segnaletica. Cioè non so nemmeno chi lo fa questo intervento della collocazione alla segnaletica mobile. Se la fa la RAP o se lo fanno i vigili? Forse ho capito che lo faccia la RAP. Non può essere che consigliere Amore mi può confermare che pure lui spesso... Io ancora non l'ho capito chi la mette materialmente, ma penso che sia la RAP. Detto questo, appena dovesse essere convocata la nuova call conference, ve lo farò sapere. E comunque si ribadisce la necessità, al di là della call conference, di fare noi una proposta di strade per la prossima settimana, perché le strade di questa settimana praticamente non sono state concordate con noi e sono strade particolari. Parlo delle strade di lunedì 14 fino a venerdì 18, che sono particolarmente impegnative. Allora, chiedo se ci sono delle comunicazioni da parte vostra. Sento un microfono che si è alzata la mano. Il consigliere Amore e il consigliere Longo, prego. Non lo so, posso? Prego, prego. Dai, dai, no. Per quanto riguarda diciamo i fogli A4 che vengono posizionati, li posiziona la RAP, quindi io l'altra volta l'ho visto posizionare in via Laurana, però già i pali erano stati messi, i pali amovibili, quindi non so, non so di questo non ne siamo a conoscenza, poi chi effettivamente li ponga nelle varie vie interessate. Io l'altra volta mi trovo in via Lorane, ho visto passare uno della RAP che andava mettendo i fogli in questi pali. Poi ieri sera l'intervento è andato bene e stasera vedremo un pochettino come si evolve la cosa. Invece la mia comunicazione principale era che mi sono recato a Villa Sperlinga. In settimana sono stati piantati circa una quarantina di alberi e oleandri, alberi chiamati albero di Giuda o di Giudea, falso pepe, oleandri e arance amare. E penso che rientrino nel progetto Papa 188, che ancora noi non conosciamo niente, non ci sono messi, non ci hanno informato. Però la cosa, tra virgolette,
che vorrei solo sottolineare è che attualmente Villa Sperlinga l'acqua non arriva, perché c'è ancora l'impianto guasto presso l'URP, e quindi più avanti, andando più avanti col tempo, questi alberi che sono stati piantumati occorrerà irrigarli. Quindi magari quando si presenta l'occasione penso di presentare una nota da inviare. Sono degli scienziati proprio, scusi l'interruzione. Sì, anche perché la vasca... Mettono gli alberi e non c'è l'acqua. E oltretutto c'è la vasca in cattive condizioni. Quindi magari invio una nota alla presidenza e poi... come facciamo di solito per cercare di... Sono dei premi nuovi. Scusi, consigliere, se l'ho interrotta. Siccome questa cosa del guasto all'URP risale a mesi addietro, e ricordo anche di essermi recato lì unitamente con lei, se ricordo bene. E questo sopralluogo fu fatto mesi addietro, quindi parliamo del 2021. Forse era ottobre, forse era novembre, sappiamo che c'era questo guasto. Ovviamente, come è ovvio, rimpallo di responsabilità, COIME, AMAP, città storica, forse, non so, erano stati anche sollecitati ad intervenire anche soggetti, non so, di altri enti, perché è talmente difficile per risolvere un problema. E poi venga a sapere che da lei che mettono degli alberi. Ora, per carità, non siamo ad agosto, non siamo a giugno, comunque gli alberi vanno messi e vanno ovviamente vi ha dato acqua alle alberature. Fermo restando che io ho chiesto questo progetto Papa, ma l'assessore Marino, diciamo, non partecipa, al di là del fatto che l'assessore Marino non partecipi alle riunioni o non ci faccia vedere questo progetto che io ho chiesto più volte, mi sono recato pure a Casa Natura in motorino più di una volta per chiedere, fare, dire, ma forse è più, diciamo, sono forse atti secretati. Ora venga a sapere che mettono gli alberi a Villa Sperlinga. Seguiremo questa cosa, vediamo, chiederemo che vengano innaffiati con l'autobotte, chiederemo che venga riparato questo impianto. Come al solito, la mano destra fa una cosa, la mano sinistra ne fa un'altra, anzi non fa quello che dovrebbe fare, e quindi, diciamo, ci troviamo in questa situazione, per così dire, anzi è un eufemismo, ridicola, perché sono azioni ridicole quelle che diciamo noi quotidianamente registriamo. Ridicole. Scusi, ha concluso consigliere Mone? Sì, grazie presidente. Ok, allora prima di dare la parola al consigliere Longo, volevo dire al consigliere Schembri che per quanto riguarda la questione della segnaletica può presentarmi un question time, perché siccome la situazione è cambiata, perché è stata fatta una modifica all'ordinanza, e allora alla luce di questa modifica all'ordinanza, se lui può ripresentarmi un question time simile a quello precedente, citando che l'ordinanza è stata modificata e sollecitando l'AMAT a mettere la segnaletica come disposto dall'ordinanza emanata dal servizio ambiente urbano. Quindi se mi fa la cortesia di mandarmi il question time, lei che me ne manda regolarmente, mi manda pure questo. Va bene presidente, nel pomeriggio le faccio avere l'email. Come vuole. Ok, allora prego consigliere Longo. Grazie presidente, io volevo intervenire sul tema degli allagamenti a Piazza della Pace. Registrando questi aggiornamenti e queste novità che sia lei che il consigliere Schembri avete riferito al Consiglio, e manifestando la necessità di un'ulteriore interlocuzione almeno con l'AMAP per capire sia relativamente a questo aumento, questa maggiorazione del preventivo di spesa, ma anche in relazione a questo intervento che
ha prodotto una modifica in Merius in questi ultimi giorni che anch'io avevo notato perché da qualche giorno, come lei aveva riportato, la zona si manifesta assolutamente asciutta. Ringrazio sul punto specifico il consigliere Schembri che sta seguendo con attenzione la questione, però mi pare al di là dei precisi riferimenti che ci ha dato e della precisa relazione che ci ha dato il consigliere Schembri, mi pare che sia necessario acquisire delle notizie ufficiali da parte dell'AMAP in relazione all'intervento che sarebbe stato effettuato e anche agli scenari che si propongono alla luce dell'intervento effettuato e delle conseguenze, degli effetti che si sono realizzati appunto con questo periodo almeno temporaneo abbastanza prolungato come non si vedeva veramente da tantissimo tempo di situazione comunque che si manifesta asciutta. Grazie. Allora, contatterò l'AMAP. Contatterò l'AMAP, quindi nella fattispecie mi parlava il consigliere Schembri del geometra Saguto e del collega Facella. Dico bene? No, Presidente. Mi dica lei. Geometra Mazza Muto e Geometra Facella si occupano degli spurghi e di questo tipo di servizio. Il Geometra Saguto si occupa delle acque chiare. È differente. Questo è inerente al ramo fognario, perché sono sempre acque nere, le acque di caditoia. Quindi è per capirlo io, che evidentemente oggi capisco poco. Facella e Mazzamuto si occupano delle caditoie e Saguto e acque chiare. Chi Se c'è devo una rottura di contattare? Io tubo non ho di acque capito. Chi chiare. devo contattare, consigliere Schembri? Geometra Facella o Mazzamuto? Ok, Pacello o Mazzamuto? Vabbè, allora proverò a contattare a questo punto i due, o Facella o Mazzamuto, o il loro referente, che è il geometra Ciulla a questo punto. No. Allora. No, no, no. Geometra Ciulla si occupa degli scavi di AMAP. È Ma scambi un che? altro Scambi ramo. che? Ma quale, mi scusi? Penso che sia l'ingegnere Crisanti il responsabile o una cosa del genere. Guardi, secondo me lei ha le idee confuse, perché No, mi Presidente, io permetti di. ce l'ho chiarissima. No, guardi, lei ha Sotto fatto questo aspetto le ho. confusione tra acque Chiare bianche che e acque nere. Sulle tipo acque nere il ingegnere Grasso. responsabile è Ciulla, sulle acque nere il responsabile è Ciulla. Nulla si occupa di scavi, Presidente. Che vuol dire di scavi? Scavi di che? Che vuol dire di scavi? Se Scavi, le quando caldine devono fare lo scavo sulle sul condutture giù stanno, sale, se ne consigliere occupa Schembri, Ciulla di le interloquire con le fognature ditte. stanno giù, consigliere Schembri, è ovvio che sono scavi, le fognature stanno sottoterra, le fognature. Ma siccome Oh, noi parliamo di signore, ma spurgo, perché lo noi parliamo evocate? di spurghi, Presidente, non stiamo parlando di scavi. Gli E di spurghi vengono spurghi se ne fatti in occupa Facella. superficie. Infatti, gli spurghi vengono fatti in superficie, non vengono fatti giù, vengono fatti in Ma superficie. che c'entra? Mica si fa il lavoro di scavo col mezzo Ah, meccanico. ok. Vabbè, Ma comunque, c'è al una di là di ditta che queste fa lo cose. spurgo, Vabbè. Presidente. E l'AMAP, la Ciulla si occupa di interloquire con le ditte, perché è un mini appalto che deve fare con la È un ditta privata. subappalto. Comunque, Subappalto, ecco. al di là della definizione di mini o subappalto, diciamo, al di là del siparietto, contatterò l'AMAP per capire questa cosa, invitarli e chiedere anche all'AMAP se possono partecipare a una riunione del Consiglio l'8. Per quanto riguarda invece la questione del preventivo, volevo dire al consigliere Longo che non è l'AMAP che, diciamo, coinvolta in questo lavoro di scavo per i pozzetti e per le pompe, ma è l'AMEC. Quindi, diciamo, questo preventivo che da 10.000 euro è passato a 50.000 euro, ammesso che ci fosse stato un preventivo, perché secondo me non c'era un preventivo, hanno detto una cifra, se
senza forse avere dei documenti in mano. Quindi, al di là di questo, questo aspetto è comunque di pertinenza di Gangi, dell'ingegnere Di Gangi e del RUP ingegnere Asaro. Sono loro che hanno fatto riferimento a questo lavoro con i pozzetti e con le pompe e a questo costo di 10.000 euro. Ora, questo costo sarebbe lievitato a 50.000 euro. Quindi, ovviamente, stanno cercando di, come dire, acquisire dei preventivi più, economici, più vantaggiosi per le casse del comune, che poi sarebbero i soldi di questo appalto, la disinquinamento della fascia costiera, eccetera, eccetera. E il RUP di questo lavoro è l'ingegnere Asaro che ha partecipato con noi, che ha partecipato con Di Gangi alla riunione dello scorso mese di gennaio, così come ha partecipato anche quest'oggi alla riunione in commissione. Quindi questo aspetto qua è un aspetto di cui si dovranno occupare Di Gangi e Asaro. Comunque, attendiamo intanto di sapere quando sarà la prossima riunione con la commissione. Io nel frattempo contatterò l'AMAP e inviterò l'AMAP a partecipare a una seduta di consiglio dell'ottava circoscrizione, al netto poi della riunione convocata dal consigliere, dal presidente della commissione Russo. Vabbè, e allora, ci sono altre comunicazioni? Allora, se non ci sono altre comunicazioni, allora ci sono, al di là dell'annunciato question time del consigliere Schembri, ci sono richieste di question time da parte dei consiglieri? Presidente, mi scusi, approfitto un attimo dell'attesa. Devo lasciare i lavori d'aula. Buongiorno. Arrivederci. Ok, allora, consigliere Palumbo si è scollegato. Presidente, come il consigliere Palumbo, anche io devo abbandonare i lavori. Ciao, buona prosecuzione. Buongiorno. Allora, alle 13:56 si scollegano i consiglieri Palumbo e Romano. Va bene. Allora, se non ci sono richieste ulteriori, comunque già il consigliere Schembri ha annunciato la presentazione di un question time sull'argomento di Via della Cera, dei cartelli stradali con limite di velocità, se ricordo bene, non mi ricordo. No, non è il limite di velocità, è un'altra cosa. Va bene, allora a questo punto, se non ci sono altri interventi, possiamo aggiornare i lavori a lunedì 14 febbraio. Quindi sono le ore 13:56. Quindi quando il segretario è pronto può interrompere la registrazione.